I gol sono stati subiti il primo autorete di Orazio. Un cross che molto probabilmente andava fuori, l'ha deviato e al di là dei gol di come sono stati subiti, non è quello, è che il primo tempo è proprio stato l'atteggiamento non consono a questa squadra e noi non ce lo possiamo permettere. C'era già successo in passato ed è stata l'ulteriore testimonianza e la fatica che abbiamo dovuto fare per recuperarla, poi la potevi anche vincere perché se abbiamo fatto due gol per parte, ma e ci abbiamo messo anche due pali noi. E questo un pochettino pesa, al di là delle parate anche importanti del loro portiere che ha comunque ben figurato. Però sta di fatto che noi dobbiamo ripartire da questo secondo tempo che a tratti è stato forse la miglior frazione fatta finora. Abbiamo messo alle corde un avversario sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Sarebbe stato tanta roba riuscire a completare la rimonta, riuscendo poi dopo nel finale anche eventualmente a trovare il terzo gol. Sta di fatto che dopo il secondo, nei minuti finali, abbiamo pagato un pochettino, ci siamo allungati, non siamo più riusciti a dare quella pressione lì, hanno smorzato in maniera egregia, credo, la nostra pressione. Però l'analisi è questa, un tempo ciascuno, dove entrambe le squadre hanno legittimato nei due tempi i vari vantaggi, i rispettivi vantaggi. Purtroppo noi ci mettiamo anche due pali e quelli probabilmente, visto che si parla sempre di episodi che decidono sul risultato, ciò non toglie la prestazione dei due tempi, che è completamente diverse, però in questi episodi sicuramente oggi siamo ancora una volta in credito con la fortuna. Ecco, tra l'altro nel primo tempo ha mischiato la squadra con il rombo a centrocampo, un esperimento rimandato. No, no, non è rimandato assolutamente. È una soluzione che per i giocatori che abbiamo la possiamo fare, ma se non è andata bene è solo esclusivamente demerito mio, colpa mia. I giocatori non hanno nessuna responsabilità, dovevamo avere lo stesso atteggiamento, non è questione di sistema di gioco. Se avessimo avuto lo stesso atteggiamento nel secondo tempo, tanto è vero che abbiamo trovato il gol quando ancora eravamo al rombo, non quando siamo passati. Ciao Nicola, quando siamo passati con sistema di gioco diverso. Lì ho voluto gente fresca che potesse saltare l'avversario nell'uno contro uno, dare un pochettino di più pressione ai nostri avversari, soprattutto agli esterni che mi sembravano in difficoltà nel contenere giocatori di gamba, giocatori di spunto, e così è stato. Quindi, se la squadra non ha fatto bene nella prima frazione, non troviamo l'alibi del cambio di sistema di gioco. È colpa mia che non ha avuto la capacità di esprimersi con quella cattiveria agonistica come l'ha fatto nel secondo. Punto e stop.